Jung ha 58 anni e ha 2 figli. Si sente fortunata per aver questa splendida famiglia e un matrimonio armonioso. Ma la sua vita non è priva di sfide. Da quando è una bambina soffre di disturbi del sonno e di giorno sono accompagnati da forti mal di testa. Az alvászavar, ami már egészen fiatal koromtól elkísér, már szinte hozzá is szoktam. Questo disturbo del sonno mi accompagna da quando ero molto giovane. Mai mi sono abituata. È un problema piuttosto grande. Sono sempre stanca, non sono riposata e non riesco mai a riposare. Kicsit később kezdődött nálam probléma, hogy nagyon gyakran fájt a fejem. Ezek a fejfájások, ezek általában reggel kezdődtek, és egy ilyen... Anche un altro problema, che è iniziato leggermente più tardi, sono i frequenti mal di testa. Questi mal di testa di solito iniziano la mattina, ed era una sensazione così spiacevole, come una stretta opprimente, che spesso restavano tutto il giorno. És ez nagyon-nagyon zavaró volt. Egyszerűen nem értettem, hogy miért vagyok már. Lo stesso momento mi sono accorta che ero più distratta, commettevo molti errori al lavoro, e questo mi disturbava davvero, davvero molto. Non capivo perché ero diversa. E ovviamente ho fatto le analisi, ma i dottori mi mostravano dei risultati normali, sempre. Arrivarono alla diagnosi che i miei problemi erano causati dall'età e da una carenza di estrogeno, colesterolo molto alto, ed è possibile che questo influisca sulla condizione delle mie vene. Il deterioramento della mia memoria potrebbe essere una conseguenza. È diventato complicato persino parlare in un certo momento. Mi sono accorta che non riuscivo nemmeno a ricordare il vocabolario basico. Mi poterono consigliare solo qualche pastiglia come soluzione. Non c'erano altre opzioni. Le pastiglie non aiutarono e non volevo prendere nessuna pillola per dormire. In conclusione, non erano in grado di aiutarmi. I dottori la raccomandavano di imparare a vivere con i disturbi che controllavano la sua vita e di accettare le sue condizioni. Ovviamente per Gyöngyi era inaccettabile, così cominciò delle terapie alternative. Egy ismerősöm tanácsára próbáltam ki a C-peptidet, ami tényleg... Provato il peptide C dopo che una conoscente me lo raccomandò e posso dire che è realmente iniziato ad alleviare gradualmente i miei principali problemi. Non riuscire a dormire, svegliarsi con il mal di testa, che spesso durava tutto il giorno. Fatto dopo solo 2 settimane. Sentivo anche che la mia memoria stava migliorando. Io non ho più paura di iniziare la giornata. Posso farlo oppure no? Ed ho davvero un po' più di vitalità. Se lo stesso dinamismo che ero solita avere. Hanem tényleg van bennem egy kis lendület, ugyanaz a dinamizmus talán már, mint annak idején volt. Tutta la mia famiglia si è accorta di questi cambiamenti, anche i miei figli ne parlano. Mia figlia mi ha chiesto espressamente, ma che cosa è successo che parli di nuovo con questa facilità, che sei di nuovo così piena di energie, sei la stessa che eri una volta? Ho constatato che dei cambiamenti nel mio lavoro. Sono più sicura di quello che faccio. Non ho più questo costante senso di pericolo, sempre allerta sul mio prossimo errore, di quando mi dimenticherò o lascerò qualcosa. Quindi, anche questo senso di insicurezza è cambiato in me ed è il risultato del peptide C. Dato che il peptide C regola l'attività del sistema nervoso parasimpatico, non sono sorprendenti i suoi effetti antiemicranico e di ampliamento della memoria. Sembra che il sano funzionamento del sistema nervoso parasimpatico aiuti anche a superare i disturbi del sonno. Il peptide C può promuovere la salubre regolazione degli ormoni nel cervello, la quale è di supporto per la formazione di modelli di sonno sani. A C-peptidet körülbelül 2 hónapig használtam. Ho usato il peptide C per circa 2 mesi e ho avuto degli ottimi effetti. Dopo, sfortunatamente, per alcune ragioni non ho potuto usarlo per 6 settimane. Potevo lentamente sentire che ne avevo bisogno, che mi mancava. Un mese dall'interruzione del peptide C ho iniziato a sentire qualche cambiamento. Un poco alla volta sentivo la ricaduta.
immediatamente. Tu ne hai fatto leggermente prolungato, estendendo il benessere e gli effetti positivi. Non ho avuto alcun cambiamento nel sonno. Mi è davvero sorpresa che riuscissi a dormire bene, relativamente bene da allora. In comparazione con la mancanza di sonno, la scarsità e la pessima qualità, ora dormo davvero bene. I dolori emicranici sono tornati, ma non sono così forti come in passato. Quindi posso davvero sentire che funziona, ma ancora una volta la mattina sento un dolore opprimente in testa. La mia memoria è di nuovo peggiorata. L'esperienza mostra che il peptide C ha anche un effetto rigenerativo a lungo termine, che tra l'altro può essere visto nel miglioramento della qualità del sonno e della memoria. Ma il peptide C può anche avere effetti acuti, a brevi termini, come nei casi dell'emicrania e del mal di testa, che possono essere alleviati. Semplicemente una sensazione meravigliosa sentirsi in pace di nuovo. E non dico che mi sento più giovane, ma in base ai miei sensi posso sicuramente vivere la mia vita e svolgere il mio lavoro in modo più sicuro. Consiglio vivamente alle persone di provarlo. Se qualcuno ha delle problematiche simili, fate uno sforzo, credeteci, dategli fiducia, provatelo, perché il cambiamento che sentirete in seguito è veramente incredibile. Le informazioni in questo video non sono state valutate dall'Agenzia Sanitaria né dall'Agenzia Europea per i Medicinali o da qualsiasi altro organismo medico, autorità medica. Non miriamo a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcune malattie. Le informazioni sono condivise solo a scopo didattico. Devi consultare il tuo medico prima di agire su qualsiasi contenuto in questo video. Specialmente se sei incinta, stai allattando, prendi farmaci o hai una condizione medica.